Partiamo con il calcio di rigore proprio al 36esimo del primo tempo, l'intervento di De Marco, il direttore di gara, che espelle Micillo per il fallo ai danni di Pazzini, considerata giustamente chiara occasione da gol. Certo. C'era il rammarico di Ammazzalorzo, però qui l'arbitro ha applicato il regolamento, non possiamo fargliene sicuramente un torto. Ottima la verticalizzazione, la diagonale più che la verticalizzazione di Marcolini per Pazzini. Dal dischetto va Gautieri, nono gol stagionale e vantaggio dell'Atalanta al 36esimo. Sì, tutto perfetto, bella esecuzione, bel inserimento di Pazzini precedentemente. Martinelli pensava che fosse fuori gioco perché Saudati era al di là della linea, invece là dietro non si è accorto dell'inserimento di Pazzini, che si è inserito molto bene, è andato a conquistarsi questo rigore giustissimo. Aveva la possibilità di rimanere anche in piedi, poter depositare in terra, ma il contatto c'è stato ed è giusta il rigore e anche l'espulsione. Rigore trasformato davanti al portiere Mauro Antonio, che ovviamente aveva sostituito Mastro Nunzio dopo l'espulsione di Micillo. Nella ripresa è sempre l'Ascoli a partire meglio, così come era successo nel primo tempo, nonostante l'inferiorità numerica. Un Ascoli che nella prima frazione di gioco al 43esimo aveva dovuto sostituire anche Martinelli, per lui una sospetta distorsione al ginocchio destro con l'ingresso di Tentoni. Poi l'Atalanta a prendere in mano le redini del gioco, ci prova Marcolini con il sinistro, pallone di poco al lato, comincia a subentrare una prevedibile stanchezza nell'Ascoli che aveva speso molto, e l'Atalanta che cerca con insistenza il gol del 2-0. Va vicino Gautieri alla marcatura, il suo secondo gol in questa serata. Atalanta che ci prova con un ispiratissimo Marcolini, che trova ancora un ottimo assist per Pazzini, ed è delizioso il suo tocco. 2-0 al 12esimo del secondo tempo. Qui la partita prende un indirizzo chiaramente molto nerazzurro. Bello, guardate come si è allargato alla sinistra di Brevi, creando il corridoio preciso per il passaggio di Marcolini, che l'ha visto e l'ha pescato con i giri contati, e poi bellissimo l'esterno destro di Pazzini. Ancora Marcolini protagonista, un altro assist davvero al bacio. Saudati colpisce con il piatto e non con il collo interno, pallone che prende un giro diverso da quello che probabilmente doveva, che finisce sull'esterno della rete. Nonostante sia l'Atalanta in vantaggio di due gol, l'Ascoli però ci crede, non demorde, continua a fare la sua partita, e vedete ancora una volta Taibbi è protagonista. Splendida parata.